Ovviamente, il titolo non me lo mette. Fantastico. Perfetto. Signori, benvenuti in questo nuovo episodio di Black Myth Wukong, ragazzi. Continuiamo la nostra avventura, continuiamo il nostro viaggio. Oh, Dio mio. Dopo aver iniziato e finito le nostre avventure nel mondo horror, oggi continuiamo in questo altro horror. Vabbè. Però continuiamo perché dobbiamo continuarlo. Cioè, voglio continuarlo. Bastardo! Mi ha fatto cagare addosso. Ma questo qua è il nuovo vestito? Non me lo ricordavo. Ma bellissimo sto vestito, ma fotonico sto vestito, cioè è fantastico. Una roba incredibile. Allora. Siamo arrivati al livello leggenda, eh? Leggendario siamo arrivati, ragazzi. Sto teschietto del cazzo mi fa un po' anguscina, eh. Cioè, sarebbe stato meglio questo, addirittura questa. Vabbè, però bellissimo. I guanti sono sempre questi, ovviamente, però li teniamo finché non posso sbloccare quell'altro. Va bene. Allora, come si correva con R1, giusto? Shen Zhen, Mica. zhe you yi zhen xiao miao, zhao hu zhao hu. Cos'è questo? Ma? Ma scusami un attimo, ma perché?怎来的这般迟啊？你们家夫人这次又没来吗？夫人碍于身份，不便在下界露面，但她心里一直记挂着各位，特差小的送来这份薄礼，夫人说了，盼仙姑早日康复，早日上天一叙。<laughs> 夫人未来实是可惜，我们可是备了一出好戏要唱，专意等了这许久嘞。而今礼被偷了，人被杀了，不如拿你两个顶缸吧。我们不过是办事的下人，奶奶这是扯什么笑话呀？ 猪八戒，
我知你生的丑，怕见人，但也不用要顶着另一张猪脸哄我母亲吧。啊， ma è lui. 没眼色，我老朱一身上火，你母亲也不知哪一位。 好薄情的人，当年你在这岭上杀人放火，毁他清誉，如今却都不记得了。清誉，都做野妖精了，还有脸提什么清誉？我说呢，原来你就是那蜘蛛精的小辈。罢了罢了，叫我一声好叔叔，老朱给你几分面子。 去那破洞里见见故人。你乐意去也好，不乐意去也罢，可不由你了。Che culo, ragazzi. Che mi sono già con una bella boss fight, minchia, ma un po' che io non gioco. Stiamo ragno? Che semplice, sta qua. Scappi? Ah, scappi. Ah no, scappi. No, 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 no. No, ok, proprio lui allora. Hui姐, 是是是，哪里得上你天蓬元帅，光明正大？那一位的尸身，我估摸着还没凉透呢。你这就又找了只仙猴子拜做师兄了？放你娘的屁！叫你母亲早早出来求饶，叔叔念你年少无知，留你一条贱命。<笑>实话与你说，东西就在盘丝洞里。若是怕了，就赶紧逃吧。你儿子便怕，这破洞。 只是我一次给他注瓶，看你们有我，在去哪里藏？Un po' impazzito il nostro amico qua, eh? Ok, beh, mi immagino Martin nel capitolo 4, lui è aracnofobico. Magari nei videogiochi non lo è, però molta gente che è aracnofobico, visto che quando combatte contro i ragni... Oh no! Perché anche nei videogiochi la gente aracnofobica gli dà un po' di ragni. Porca merda. Hai mai rotto il cazzo da però. Ah!
effetti di merda. Quindi l'aiuto di Pumba non ce l'abbiamo più in questo frangente. Ok, controlliamo dall'altra parte se per caso è. E poi possiamo andare dritti. Tornare indietro non posso. Posso tornare indietro, sì. Stavo per dire, ci vuole tipo un potere che metta luce, invece si è illuminata da solo, perfetto. Avessi la possibilità di vedere la mappa, sarebbe bellissima questa cosa. Però, perché io non mi ricordo, ma mi sembra che non ci sia più strada. Vabbè, ragazzi, eccoci. Alle cuscì. Facciamo una cosa, sediamoci e vediamo un attimino. Forgia, attenzione! Armi, armi, armi. Armi, 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 armi. Vabbè, di uno il critico, raga. Di uno solo il critico e poi questo qua su. Bastone di chitina. Massimo. Bastone di chitina. Dopo aver colpito con un attacco pesante caricato, ripristina leggermente più salute per ogni punto concentrazione speso. Buono. Quindi se tipo faccio la somma delle 4 e attacco con la somma dei 4, cioè fotonico diventa. Faccio un male della Madonna così. Che poi questa qua è un'altra arma, giusto? Crea armature. Vediamo un po'. Mi serve sottile filo dorato. Che palle. Che io se vado nelle mie armi posso cambiarlo. Ok. E dei danni inflitti. Sarebbe ottima questa, raga. Avessi già l'altro potenziamento lo prenderei, perché minchia, con se mettiamo l'aggiunta, se mettiamo già che il fatto che ora ho il quarto colpo caricato con quell'altro e in più questo qua aumenta discretamente i danni inflitti dai colpi pesanti caricati, cioè aspetta, ho la reliquia da no. Andiamo, dai. Non mi sono riposato, porco. Vabbè, lo stesso. Andiamo, il primo che trovo in là lo facciamo, dai. Ulla. Zona ampia, zona molto ampia. Io rimango sempre dell'idea che mi fa ridere sta cosa, tipo del boss, grande, imponente, fortissimo, lì contento che il mio personaggio sta andando proprio nella sua direzione, sputato in faccia a lui, e lui tipo dall'altra parte. So che sono soltanto dati e quindi non è che gliene frega qualcosa, però mica me lo sono sempre immaginato questa cosa, lui tipo di Sofia, dice sì, finalmente. Il mio degno rivale sta arrivando, pronto per scontrarci l'uno contro l'altro, arma contro arma, in un'epica battaglia finale.
E poi vedi che fa mille giri il mio personaggio perché giustamente deve aiutare. E dice, dove cazzo va quel coglione? Bellissimo. Vediamo un po', vediamo. Pillola, loto di giada, pillola miracolosa che aumenta la salute massima. Oh, esistono ancora. Ovviamente forse dal cane le ho finite queste cose qua, ma non le ho finite per quanto riguarda. Scusami un attimo. Ma quindi io qui ho finito? Qui è tutto chiuso, controllato, mi sembra. L'avevo visto. No, è il buco. Sono morto? Ma no. Ma cazzo, ma... porca troia, raga, porca troia, sono volato giù come un pirla. Antro delle ragnatele. Antimiasma. Oh, Madonna che baulone. Aumenta discretamente la resistenza al veleno. Hai capito? Hai. Basta, non sto correndo con R1, neanche con L2, con L2, R2, non sto usando più il tappeto. Carino sto luogo. Meglio del villaggetto di merda. Che schifo, Madonna Santa Immacolata Vergine. Allora, non sono all'altezza, però la tigre la proviamo ad affrontare lo stesso. Vaffanculo. Vaffanculo. Intanto vediamo un attimino se posso fare qualcosa con il cane. Guarda che dovrebbero aver ormai sciolto i cosi, i cosilli, i fusilli. Buoni fusilli. Allora. Ciao Mirko!不出户知天下，不窥Allora,牖stavo见chiedendo di多天dire.地之秀气，采日月之华精。Ok. Oh, bella antemiasma. Buono. Celestiali, vediamo un po'. Questo cos'è? Aumenta la salute massima. Potrei fare uno. Aumenterei il mana, aumenterei.阴阳生五行，五行运一性，一性病一桃花，一Ah, è行andato bene, l'ho运乾finito.坤。Ho battuto Catnap.好汉若有丹药之E需，mi è可随piaciuto, mi è时piaciuto un来我sacco.这里。Non vedo l'ora che esca al quarto adesso. Spero che lo facciano, se non bello come questo, migliore.
O lo fanno bello come questo qua o lo fanno migliore. Uno dei due. Tu posso potenziare qualcosa del... io. Posso potenziare queste, non quelle che ho già addosso. Dovrei rischiarmela con questo, perché mi sa che quelle leggendarie che ho già non le posso potenziare. Facciamo così, va, vaffanculo. Vedi. Secondo me, se questa qua la potenzi, cioè, ogni sorso ripristina il 43% della salute massima. Più vecchio è il vino, maggiore è il recupero. Perché qui, secondo me, la potenzi, la puoi potenziare fino a leggendaria, questa qua diventerà una roba allucinante. Cioè, già adesso, se stiamo a vedere, dovrebbe già essere migliore di molte altre. Una volta ottenuto il verme del vino, deve essere aggiunto e mescolato nel vino per ricavarne un'ottima miscela. Può essere usato come potenziamento per le bevande. Ma già questo qua, già il terzo è già bello lungo perché ti fanno fare, ci sono tante zone con, ma in realtà di lunghezza mi sembrava più lungo perché avevi più cose da fare, c'era più intrighi nelle zone, però i mostri più o meno erano uguali, alla fine come nel 2 di corposità, però cioè, c'era la scuola. C'era la playhouse, no, aspetta, c'era la casa dolce casa in cima, la scuola, la playhouse e il consolato. Sono già quattro zone, contando anche poi di affrontare Catnap, sbaglio sempre. Quindi diciamo che in fin dei conti di numero forse è stato uguale identico al 2. Perché se stiamo a vedere c'erano veramente tre mostri e poi il quarto, il boss. Perché c'era, chi c'era? C'era Bunzo o Gunzo, non mi ricordo, vabbè, quello che faceva con i piattini. C'era di colpire gli aghi, c'era da scappare dal cane, dal Carlino. E poi c'era lei da affrontare. Qui stessa cosa. Che in realtà nella casa dolce casa non c'era. Eh sì, quelli lì. Quelli lì, erano quelli. Invece in questo qua cosa c'era, mi sembra? A parte che in casa dolce casa non c'era praticamente niente. C'era aghi, sì, ma era una roba di illusione, quindi non è... Era più... Questo qua era più concentrato sul farti paura. Il 2 era molto più concentrato sul farti giocare. Questo qua invece è farti provare veramente paura. Perché nella casa dolce casa, minchia, mi sono cagato addosso in una maniera allucinante. Cioè, avevo un'ansia addosso incredibile, con Catnap che girava, poi con Aghi che è uscito dalla TV. Bellissimo, bellissimo. Sta roba del fumo è stata fantastica. Poi che c'è stato la scuola, che vabbè, la scuola non faceva paura, era divertente, era... Come viene, amici? Nel 3 solo la maestra, i mini critters, Dog Day e Catnap. E beh, più o meno siamo allo stesso livello, eh. Perché abbiamo la maestra, che possiamo mettere al posto di Bunzo, i critters, che li mettiamo al posto di Acchiappa Aghi, Dog Day. È vero, c'era Dog Day, è vero. Ma Dog Day dovrebbe essere più o meno in mezzo con i critters, eh. Era mischiato, però facciamo che ce ne sono quattro allora. Perché c'era... Vabbè, Aghi non è considerabile come boss, vero, hai ragione te. Come i veri nemici, perché Aghi non lo affronti, è un'illusione del fumo. Quindi sì, c'è la maestra, i critters, Dog Day, alla fine è vero, e Catnap.
E il consolato chi cazzo c'era? Non c'era nessuno nel consolato. Sì, è vero, è tutta loro enigmi. Sta nella foresta di dove si nutre. Può essere usato per potenziare. Come potenziamento dei fiaschi. Attendiamo,全当是挣钱买酒的盘缠。ah no, casa consolato sugli enigmi, ok. E vabbè, però. Vedi.这般好酒，Secondo才me, se配得上continuo a你这葫芦。potenziarlo. Se continuo a potenziarlo, mi dà altri slot. Me ne dà almeno un altro. Cazzo, raga, ma questo qua è troppo utile. Cioè, tipo, ti fa una cura della Madonna, altro che.下回试试È la cosa银migliore杏per百cambiare合酒。le bevande. Oia.老夫的手艺如何？Che sei un mito, Long. Tu cos'è? Long Chen.老夫伺候了别。嘿呦，Vai,老Long Chen.夫的手艺尽管放心，正如此Sei也un grande,好。Long Chen. Ora, è il momento del fabbro. Perché la sua è una delle mutazioni più forti. È anche forte in culo lui, cioè veramente forte.又来Ci了，proviamo un pochettino.快让我吹！刀打好了，手痒得很，正愁没人来试。话说前头，我这刀铜浇铁铸，Te lo stesso擦着io il粪mio bastone nel土，culo, 概不复责。cazzo di merda. Prima o poi ti avrò. Preso, sono morto. Dio mio. Dio mio. Oddio, no, nulla, no, 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 no. Cazzo, sei forte, Dio buono. Non ancora. Lo rifarò più avanti.
Devo trovare un'armatura che mi venga bene. Non sono ancora tenuta degli Xu. Ah, ma c'era l'antro delle ragnatele, cioè proprio quello, basta poi. Po' che io quasi quasi ci torno un attimo a parlare con il generale. Li ho battuti tutti i tizi. Magari mi dice qualcosa, mi dà qualcosa, magari muore, mi dà qualcosa. Utile. No, vediamo un po'. Non so, si sa. Vediamo, dai. Quella tigre di merda. Troppo tosta. Dove devo andare? Laggiù mi sa, giusto? Sì.谢你带他们回来，不用再受心魔之苦。我少小离家，也曾自诩天命所归，可如今成了这副样子，连跟着我的兄弟都不得善终。这个与我已无用，你且收下吧。Ma con un po' più di delicatezza, però. Guy I capelli. I generali, i soldati celesti creano le proprie armi con l'acciaio raffinato, proprio come fece il proprietario di questa punta di lancia. Cosa devo mettere per creare armi? Poi torniamo al cazzo di coso perché voglio capire.听闻他死了，那你又是谁？如此着实，活命或是泯灭，又有何意义？听闻他死了，如此着，听闻他死。Dio buono. Perché adesso ho sbloccato una roba che forse è per l'arma nuova, potrebbe essere per l'arma nuova. Non mi fa di sicuro forgiare l'arma nuova. E invece sì, sti cazzi. Merda, bassa. Integra le tecniche della lancia nella combinazione attacco leggero e aumenta tutti gli attacchi della posa dell'affondo. Raga, raga, raga. Ah, non ha potenziamenti vari questa? Non ha potenziamenti? Come questo bastone. Ai 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 ai, raga, questo? Ma che cazzo l'ho sbloccato? Mi manca il nucleo dell'albero d'oro, eh? Ancora due e posso farlo, eh? Bagliere cosmico. Questa qua che è mitologico è tanta roba, eh? Cioè, non ha ancora sbloccato niente. Scuoti montagne, eh?
Chissà quando è che sbloccherò quello finale di Wukong proprio. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Cioè, allora, quella che ho io adesso è più forte. Quindi potrei usarmi quella là, con la lancia nuova, giusto per provarla e vedere un po' come va. E poi rimettermi questa, perché questa qua è più forte che ho. Tanto andando più avanti mi sbloccherò sempre roba più forte. Questo qua mi diminuirebbe l'attacco di 5 e il critico di 5. Tornerei allo stato principale. Che è un 5%, perché abbasserebbe la percentuale, andrei a 6. Integra le tecniche della lancia nelle combinazioni di attacco leggero e aumenta tutti gli attacchi della posa dell'affondo. Peccato che io nella posa dell'affondo l'ho potenziato un po' l'affondo, pochissimo, pochissimo l'affondo potenziato. Ho potenziato poco l'affondo, peccato. Vabbè, la proviamo un pochettino, sono curioso di usarla. Oh, mi cambia il moveset, mi cambia. Raga, fotonico. Fotonico, basta. Bene, mi piace. Io non so qual è la direzione giusta, raga. Vabbè, andiamo di qua, proviamo un pochettino. Io mi dovevo guardare in tutto questo tempo. Madonna, che bello! Ma devo vederlo in combattimento, non posso vederlo qua. Ah, ma è proprio allora l'arma. Posto di merda. Ah,
Madonna, ma mi ha attivato l'attacco! Ma fortissimo! Ultra istinto a questa cosa. Porco zio, non ho visto! Ma dai, vaffanculo! Che ti sputano in faccia! Bastardi. Ah. Carino, nel senso, allora, questo gioco mi piace perché letteralmente tu non perdi niente, ma proprio niente di tutto quello che fai. Tu di tutti i tuoi progressi, di tutte le tue cose, non perdi XP, non perdi anime, non perdi, cioè, volontà, non perdi niente, non perdi, basta. È semplicemente un gioco. Credo sinceramente questa cosa è meglio di qualsiasi altra cosa. Infatti per quello che non è un Souls. Si può dire che è un RPG, sì, quello sì magari. Si può scendere là sotto, attenzione. Ragazzi, attenzione. Cioè, si può scendere lì sotto. Ricordiamoci sta cosa, eh. Io non la devo ricordare. Ho preso anche l'altro. Bello, 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 bello. Peccato perché mi piacevano i fulmini. Faccia del cazzo però, neanche con un colpo caricato con la quarta barra, eh? L'ha buttato giù. Thank you.
poi in fondo, in fondo. Il veleno non fa tutto sto granché di danno. Pensavo si uscisse, invece no. Cazzo. Assorbilo sto bastardo, così pulliamo la pozza. Ah, eccolo qua, vai. Nucleo dell'albero d'oro. Aspetta un po'. Posso farmi l'arma. Ancora uno. E poi posso farmi l'arma. Super. Merda. Voglio un santuario, voglio. Voglio un santuario. Sto andando troppo giù. E ci sono altre zone. Là è un santuario quello. Oh. E di qua? Non c'è? Sono una merda? Cos'è? Cos'è? Eccolo! Allora, perché in realtà potrei continuare da questo lato, Però non mi vorrei dimenticare di determinate zone. Quindi mi piacerebbe tornare indietro. Tempo. Sì, però. Aspetta. Ah, mi ha preso. Che succede?
cosa è morto? Mamma. Allora, io tornerei un attimo all'antro superiore per un semplice motivo. Perché c'era un'altra stradina prima. E vorrei fare un attimino prima quella. Poi al massimo ci riteletrasportiamo qua e andiamo dall'altra parte. Perché di qua mi sembra che ci sia altre strade, vedi? Eh sì, lì c'è un'altra strada. Che la cosa bella di questo gioco qua è che non sai qual è. Non sai qual è la strada giusta. Non sai qual è la strada giusta, quindi... Quindi devi andare un po' a... A muzzo ducazzo, come si dice. Allora, prima cosa voglio ammazzare quello là, perché almeno così sto tranquillo nel fare le mie cose. Figlio di puttana. Madonna. Quando ti vomitano il veleno in faccia, raga, è una roba allucinante. Ma se scendo di qua muoio. Ok, non posso andare. Sì, sarei morto. Secondo me di qua non prosegue tanto. Anche magari uccidendo tutti questi cosi qua mi danno qualcosa in più, tipo.
Oh, ma ho sbloccato una nuova cosa. Oddio! Mettere schiettamente i danni da veleno. Ma io non ho i danni da veleno. O forse c'è un qualcosa che mi dà i danni da veleno. Dove cazzo è andato qualcosa? Lo sapevo! Aio! Orca bestia! Fottiti! Un pezzetto del cazzo. Sapete cosa sarebbe figo? Tipo una cima. Sarebbe perfetta. Allora. Me ne mancano ancora un po'. Io li voglio distruggere tutte. Secondo me, raga. Oh, poi magari non servono a niente, eh. Poi magari non serve a niente distruggerle tutte, ma... Distruggiamo lo stesso perché non si sa mai, magari mi servono contro un boss, contro qualcuno, cioè. Abbiamo debellato tutta la situazione qua. Hai rotto il cazzo. Non avrò una freccia ma una lancia. Altro che perforare i nemici. Lo pianto lì. Vedi, laggiù c'è una strada. Qua sotto ci si va. Lo so. Lo vedo. C'è una meditazione là sotto. Ci si va per forza. Ci si va dall'altra strada, secondo me. Da che cazzo di parte sei? È dall'altra parte, per forza. Ma è possibile che allora l'altra sia soltanto secondaria? E quella da cui sto arrivando, da cui sono andato io prima, è quella principale? Non lo so. Capirà soltanto provando. Perché lì si va. Guarda, si va. Guarda che si va. Lì si scende ancora. Lì si va proprio giù. Cazzo, raga, ma ci sono delle diramazioni in sto cazzo di gioco? In sta zona, più che gioco. Merda. Non attivarne altre, cazzo, che qua c'è... crisi. Aia. What?
mette la canzone dei coglioni. Oh, ho fatto flop. No, era troppo lontano. Pensavi di passarmi palla? Figlio di troia. Secondo me ho fatto la cosa giusta. Secondo me distruggendo queste cose qua mi facilita qualcosa adesso. Qua mi puzza. Qua mi puzza qualcosa. Qua mi puzza. Oddio! Cos'è quel coso? No! Falafel. Di puttana. Figlio di puttana. Figlio di puttana. Ma sopra c'è qualcosa? Può andare là sopra? Si può andare. Oh sì, grazie. Ah no, ok, perché da come me l'aveva imbastita la domanda, la frase, tutto il contesto, non lo so, sembrava che volessi venire qua. Cioè, a me non dispiace, per l'amor di Dio. Se vuoi prenderti anche l'estrattore, prenditelo, ma che cazzo me ne faccio? Sta lì, prende polvere, al massimo faccio l'estrattore di polvere. Bellissimo, sai quanto ci posso fare? Minchia, ma faccio ammalare tutta la gente del mondo e poi la curo, fantastico, cazzo. Lo so, dice, se so giocare o faccio altro di meglio, dico no,
Che poi mi dice la raggiungo. Cazzo vuol dire la raggiungo, Dio bon. Non capisco altro. Allora, bella sta zona, però mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Io di solito le zone con i ragni non le predico così tanto. Figlio di troia, con sto cazzo di sputacchio di merda. Lì c'è una casina, ok. Si scende. Io ho un vago. Io ho un vago sentimento di Blighttown con sto mondo, eh. Non so perché, ma sento Blighttown qua. Aspetta, 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 aspetta. Ah, non potevo raggiungerla questa parte. Hai capito? Mi da là, posso andare là, scendere lì sotto, andare lì, andare là. Si può scendere giù di sotto, allora. Cos'è quella statua? Bellissima. Quindi, laggiù. Scusami un attimo, per di là cosa c'è? Torniamo alla zona principale. Lago dei frammenti di giada. Forse ci ferma qua, però. Aspetta un attimo, fammi controllare un po' nei dintorni. Non cadere. Kong, non cadere. Magari si ferma qui, O magari no. Porco. Oddio mio! Che cazzo hanno visto i miei occhi? Pieno di scolopendre qua giù. Non fanno niente, non ti attaccano, non le ho viste io prima. Ah!
送。Ma che magari ci potevo parlare? Ma che magari ci potevo parlare? Non ci ho pensato. Che luogo disgustoso. Mi piace. Tutto per affrontare sto coso? Che alla fine non lo posso manco ammazzare? Vergogna. Niente di particolare qua. Brutto. Allora, vediamo un attimino. 36, e già qua siamo al 46, quindi... Salute massima e discreta quantità di mana. Però siamo lì a un punto.
Usare il fiasco aumenta discretamente la resistenza al veleno per un breve periodo. Semi del loto celeste, lacrima, germoglio dell'oro. Ah, li ho messi uguali. Ah, perché posso mettere a più cose, così almeno li posso riutilizzare. Ok, va bene. Non sarebbe male questa in realtà. Recupera lentamente una piccola quantità di salute per un istante dopo aver usato il fiasco. Usare il fiasco aumenta discretamente la riduzione dei danni per un breve periodo. Questa qua mi recupera anche un pochettino di mana. Questa qua, salute massima. Più vecchio è il vino, maggiore è il recupero. Vabbè. Vino di cocco invecchiato di 18 anni. Madonna. Essenza di Giada. Sarebbe anche utile tenere tipo questo, togliere la gemma di Cistifellea, perché tanto aumenta discretamente la resistenza al veleno, sì, ma sapete, veleno basta che bevo l'antibiotico, l'antidoto e mi si leva. Però già, questo qua però recupera una discreta quantità di mana, che non è male, perché mi permette di utilizzare a volte dei poteri, i poteri. Aspetterei ancora un pochettino, in effetti, aspetterei ancora un pochettino. Però è già buona, è così. Quindi potenziandola già leggendario, poi questa sarà... E probabilmente mi sblocca anche il terzo slot. Così ci posso mettere magari altra roba. Però sapete... E poi bisogna anche vedere quanto, lentamente una piccola quantità di salute, sarebbe da trovare quella più potente in teoria, eh. La dobbiamo controllare sta cosa, eh. Andiamo all'antro superiore, controlliamo un attimino se c'è qualcosa. Io sono andato diretto nelle direzioni e... di lì e passando per di là, andando tutto di lì perché lì c'è il coso e lì si scende per andare nell'altra zona. Ok, ah madonna che casino. Ah, proprio così.
una pagoda? Ai 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 ai. Oh, comunque sono scappati tutti, sti cazzo di bastardi. La seconda sorella è scappata, il tizio nuovo ragno è scappato, cioè, oh, che cazzo, un minimo di spina dorsale? Non so se non ci sta. Non ce l'avete. Allora. Abbiamo. L'altro superiore l'abbiamo fatto. Mago dei frammenti di Giada l'abbiamo fatto perché c'era il tizio. Magari c'è un punto particolare da fare, ma non lo so. E poi scusami un attimo, per scendere, per scendere, perciò. Non è vero, c'è un'altra parte, cioè. C'è un'altra parte dove scendere, aspetta un attimo. Dovrei anche staccare io, eh. Lago dei frammenti di Giada c'è un punto dove scendere, raga. C'è un punto dove scendere. C'è un punto dove scende di là. Io qui ho già meditato, no? Sì, ho già meditato. Già meditato. Allora, vediamo un pochettino, perché a me sta posa qua mi piace un botto. Quella del pilastro non è male, comunque, cioè, però, sai. Poi dovrei iniziare a potenziare questa cosa qua, eh. Discretamente la difesa, questa è utile. Il mana massimo, cioè, ci sono tante cose qua che devo potenziare, servono due però. Aumenta leggermente l'attacco, sono cose discretamente il tasso di recupero del vigore, vedi? Resistenza ai quattro elementi? No. Allora, io potenzierei un botto, vabbè, la difesa, prima cosa. Prima cosa in assoluto, difesa, sì, anche il mana e il recupero vigore, queste tre qua sarebbero le cose principali. Poi il danno critico, sì, resistenza ai quattro mali, potrei anche lasciarla da stare un pochettino, e il danno. Queste cose qua secondo me sì, sarebbero le cose migliori da poter controllare. Questo qua invece è il talento di... Ogni livello di talento riduce leggermente la durata degli effetti di stato di 4 mali. Non sarebbe male neanche questa. Però preferirei aumentare discretamente questo qua, perché una volta che li potenzi tutti, raga, hai una difesa della Madonna. A meno credo. Questo qua, mana, il mana mi serve. E il recupero del vigore mi serve un botto, perché minchia, faccio tante cose con... cioè, tutto col vigore. Quindi per forza. Poi il colpo critico secondario, 4 mali io lascerei per ultimo. Allora, io poi farei questo. Difesa, mana, anzi, difesa e vigore insieme in realtà, perché il vigore è più utile della difesa, eh. Cioè devi schivare tanto, devi avere tanto, ma tanto vigore per poter fare le cose. Il problema è che ne servono due a botta, è quella la cosa che mi debilita tanto. Beh, per ora nella posa distruttiva sono fermo. Questa qua non mi interessa, potrei potenziare queste, però vediamo un attimo. Allora, io farei una cosa, nelle fondamenta... Lo schema
L'imboscata è perfetta, lasciano un'illusione nel punto in cui ti trovi, che esplode immediatamente infliggendo danni ai nemici vicini. Questa qua la prenderei. La prossima volta che prendiamo due punti, li mettiamo subito a questa, così almeno. Perché ogni tanto le schivate perfette le faccio. Aumenta significativamente il tasso di recupero del vigore quando la salute è oltre la metà. Questa qua la prenderei per mettermi questo. Perché è utile. Il vigore lo sbloccherei tutto, raga. Tanto questo ramo qua non lo sbloccherò mai, a meno che non finisco tutti gli altri. Quindi io mi concluderei almeno la roba delle fondamenta. Mi finirei il vigore. E poi. E poi. Qua me ne servono due. Me ne servono due. Cioè, sì, adesso perché ho sbloccato sta roba qua del. Ho sbloccato sta roba qua della lancia, quindi sai, mi sta partendo la roba della lancia, dell'affondo. Che in realtà non era male l'affondo, l'ho usato per un bel po' quando l'ho iniziato a praticare. Però, vediamo un attimo, che poi sono un punto per questi pezzi qua. Me li guardo un attimino. Però, di base li voglio mettere. Prima finisco il vigore e poi incomincio questo. Mi farei prima vigore. Io non so se fare un punto e un punto. Oppure concentrarmi tutto su uno unico e poi andare avanti. Ma io farei una cosa più eclettica. Mi metterei tipo uno, poi uno a questo. Perché tanto queste qua sono cose che vengono col tempo. Però mi concentrerei prima su vigore, difesa e mana. Poi quando finisco questi tre punti inizierei a fare danno. Ma che neanche, sai. Aumenta leggermente l'attacco, sai, anche lì. Vabbè, me la studio un pochettino. Poi per queste cose qua, la paralisi è già potenziata al massimo. L'anello di fuoco non mi piace, quindi va bene. Passo illusorio dovrei potenziarlo. Queste qua dovrei potenziarle, perché passo illusorio lo uso spesso. È pelli di pietra che non lo uso. La ciocca non la uso mai. Vediamo se ne sblocco magari un'altra di ciocca. Che magari mi fa. Non so, mi piace di più magari. Le trasformazioni. Dovrei farlo. Perché non so cosa servono queste cose qua. Se mi aumentano la roba delle. Mia personale o delle trasformazioni. Però boh. Cioè. Vabbè. Vedremo, raga, in futuro. A parte questo, dovevo leggere le cose, vabbè non c'ho voglia adesso. A parte questo, raga, io vi dico che per oggi questo è tutto. Io mi fermo qua, ringrazio tutti voi di essere passati, ringrazio soprattutto i ragazzi che sono venuti in live e mi hanno scritto, ringrazio soprattutto Mirko della compagnia e ringrazio anche tutti voi che verrete in seguito a vedere questa live, grazie di aver visualizzato. E niente, raga, io vi do appuntamento alla prossima con un altro episodio di Black Myth Wukong. Ciao a tutti, raga, e alla prossima.